Good morning ragazzi e benvenuti in questa nuova video lezione del Prof. Betti. Oggi parleremo del 1848 e della prima guerra d'indipendenza. Visto che il video è abbastanza lungo, vi saluto subito e cominciamo con la lezione. In questa prima slide andremo a vedere quello che era lo schieramento politico italiano prima del 1848, anno fondamentale per il risorgimento italiano, perché si ebbero i primi moti, quindi le prime rivolte popolari e poi anche la prima guerra d'indipendenza. Come vedete, ho sistemato questi tondi dall'estrema sinistra, quindi gli ideali più a sinistra sono quelli di Mazzini, a un'estrema destra, diciamo così, in cui ho messo Gioberti e il neoguelfismo. Di Mazzini e dei Democratici abbiamo già parlato abbondantemente nel video precedente. Quello che ci interessa ricordare è che Mazzini voleva una ribellione popolare attraverso possibilmente il suo partito, potremmo definirlo così, la Giovine Italia, e che portasse con appunto una rivolta dal basso, portasse alla costituzione di una Repubblica Democratica. La sua era la posizione probabilmente più estrema. Se ci spostiamo un po' verso quello che potremmo definire una sorta di centro-sinistra, troviamo un altro intellettuale, uno dei più importanti di questo periodo, e cioè Carlo Cattaneo. Cattaneo condivideva con Mazzini l'idea di una repubblica per il futuro del paese, ma era l'unico punto in comune che c'era tra i due. Infatti, secondo Cattaneo, l'unità d'Italia sarebbe avvenuta gradualmente e anche, diciamo, inevitabilmente, sarebbe stato il processo storico a portare naturalmente all'Unione Italiana. E mentre per Mazzini il paese sarebbe dovuto essere uno Stato forte e centralizzato, secondo Cattaneo invece dovevamo portare avanti un'idea più federalista, cioè una federazione di Stati come era successo per gli Stati Uniti, come succede per la Svizzera o per la Germania. Quindi per Cattaneo questa era la strada migliore da portare avanti. Il federalismo era l'idea anche di un altro intellettuale italiano, qui ci spostiamo su quello che potremmo definire una sorta di centrodestra, e cioè Cesare Balbo. Secondo Cesare Balbo, la dinastia Sabauda, che era al potere del Regno di Sardegna, avrebbe dovuto guidare una coalizione di stati per conquistare tutto il paese e unificarlo sotto la propria monarchia. Quindi la monarchia doveva guidare il processo unitario, però lo Stato, anche in questo caso, sarebbe dovuto rimanere di stampo federalista, poiché anche Balbo era convinto che le differenze che c'erano tra una regione e un'altra erano troppo marcate per portare ad uno Stato unitario. Come ultimo schieramento vi metto quello di Gioberti, che era un sacerdote, quindi un religioso, che diciamo anche lui aveva un ideale federalista, ma il suo programma era di stampo neo-guelfo, venne definito così, perché i guelfi nel Medioevo erano coloro che sostenevano il Papa. Bene, secondo Gioberti, l'unità d'Italia poteva avvenire solo attraverso l'intervento del papato e quindi il Papa sarebbe dovuto essere il capo dello Stato italiano, uno Stato comunque sempre federale. In questa seconda slide invece ho ricostruito quelle che sono un pochino le tappe che portarono alla prima guerra d'indipendenza. Cominciamo da 2 anni prima, il 1846, che qui vi ho definito un po' come l'anno della speranza. Avvennero alcune cose che furono importanti per gli sviluppi successivi. In particolare, fra queste quattro cose che vi ho segnalato, la più importante fu sicuramente l'elezione di un nuovo Papa, Pio IX. In effetti, il pontefice precedente era Gregorio XVI ed era un Papa molto conservatore, e quindi le speranze che questo Papa potesse appoggiare il processo unitario dell'Italia erano molto lontane. Papa Pio IX invece si propose come un papa piuttosto innovativo. Attuò una serie di riforme, ad esempio liberò alcuni prigionieri politici, concesse alcune libertà di stampa che fecero incoraggiare la parte più riformatrice della società romana. Oltre a questo, si sommarono anche in Toscana un aumento delle libertà di stampa sotto il Granduca Leopoldo II, e la stessa cosa avvenne anche nel Regno di Sardegna, dove a comandare c'era il re Carlo Alberto, un re che era già stato indicato come il possibile primo re d'Italia una volta unificato il paese. Oltre a ciò, ci furono anche una serie di manifestazioni patriottiche che si moltiplicarono di città in città, e ciò ovviamente faceva ben sperare per il futuro.
L'anno successivo, nel 1847, esce questa proposta di un programma per l'opinione nazionale italiana, scritta un nobile, Massimo d'Azeglio, che era un importante politico del Regno di Sardegna. In questo programma lui portò una serie di proposte che erano piuttosto moderate, ma comunque erano un avanzamento rispetto a ciò che era stato fino adesso. Ovviamente la libertà di stampa, che era una delle richieste, ma anche l'elezione di alcuni consigli provinciali, che sarebbe stata una novità, la libertà di commercio interno, come era avvenuto per la Germania, di cui abbiamo già parlato, e anche l'unificazione di monete, pesi e misure. Anche questa era una riforma già avvenuta in età napoleonica, ma che poi si era persa con la Restaurazione. Come vedete, erano richieste piuttosto moderate, non c'erano richieste particolarmente sovversive. Il 1848, però, giunse di sorpresa e spazzò via tutti questi elementi di moderazione, diciamo, che abbiamo visto fino adesso. Il 48, come detto, fu un momento importante per tutta Europa e in particolare ebbe inizio in Italia. Infatti, il 12 gennaio, la prima città che insorge in tutta Europa è Palermo. Palermo insorge perché la Sicilia, prima della Restaurazione, era indipendente dal Regno di Napoli e invece si era trovata accorpata nel Regno delle Due Sicilie, e Palermo insorge per richiedere l'indipendenza e una costituzione. Che cosa succede? Ferdinando II di Borbone, il regnante in quel momento nel Regno di Napoli, decise di concedere uno statuto e così fecero anche altri regnanti italiani. Lo fece Leopoldo II in Toscana, Carlo Alberto nel Regno di Sardegna e anche Pio IX nello Stato e la Chiesa. Concedono degli statuti sperando che ciò fermi l'ondata rivoluzionaria. Che cosa succede però? C'era un luogo in cui queste cose non erano avvenute, il Lombardo Veneto, che era sotto il diretto controllo austriaco. Quindi il 17 marzo a insorgere è la città di Venezia, con alcuni patrioti molto famosi, come ad esempio Tommaseo e Manin. Infatti riescono a cacciare l'esercito austriaco e a creare una repubblica, la Repubblica di Venezia, con a capo lo stesso Daniele Manin. Il giorno successivo, viste le notizie che arrivavano da tutta Italia, insorge anche Milano con le famose 5 giornate. In pratica l'esercito austriaco di stanza a Milano viene attaccato giornalmente dalla popolazione, tanto che alla fine il generale Radetzky, che era a capo dell'esercito, decide di fuggire da Milano. Tra i personaggi più importanti di questa insurrezione vi furono Casati e Cattaneo. Di Cattaneo abbiamo già parlato, Casati diventerà famoso per una legge sulla scuola una volta unita l'Italia. I due erano anche portatori di due ideali diversi. Infatti Casati sperava nell'intervento del Regno di Sardegna così che la Lombardia potesse essere inglobata nel Regno di Sardegna, mentre Cattaneo sperava che ciò non avvenisse perché voleva una repubblica indipendente lombarda. Alla fine però ebbe ragione Casati. Infatti il 23 marzo, l'ultima delle 5 giornate di Milano, Carlo Alberto decise di schierarsi e di dichiarare guerra all'Austria. Questo è l'atto che porterà all'inizio della prima guerra di indipendenza italiana. Ebbe così inizio la prima guerra di indipendenza, che possiamo definire per comodità in due fasi, una prima fase monarchica e una seconda fase repubblicana. Scusate lo spoiler, ma dopo 2 secoli penso che si possa fare, vi voglio già dire che la prima indipendenza fu abbastanza un disastro per quanto il Regno di Sardegna, e il principale colpevole di questo disastro fu Carlo Alberto, che si dimostrò uno stratega militare scarso. Infatti, l'esercito austriaco era guidato da questo Radetzky, che era un generale di 8 anni molto vecchio, che però era anche molto esperto, e all'inizio si trovò in grandissima difficoltà, anche perché non si sapeva le città italiane come si sarebbero rivolte nei confronti dell'esercito. Cosa che fece quando si ritirò da Milano, Radetzky fu andare in quello che viene definito il cratere tra Peschiera, Legnago e Mantova. Qui cercò di radunare per bene i suoi uomini e di prepararsi a resistere all'avanzata dell'esercito di Carlo Alberto. L'esercito del Regno di Sardegna avanzò lentamente. Se avesse avanzato con più velocità, probabilmente sarebbe riuscito a distruggere l'austriaco, che era stato colto di sorpresa per il momento. Ma in realtà
Non così non andò. In effetti c'è da dire che all'inizio l'esercito sabaudo riuscì a portare tutta una serie di vittorie importanti per il morale, ma di poco conto da un punto di vista strategico. Vedete qui i nomi più importanti di queste battaglie: Pastrengo, Peschiera, Goito, Curtatone, Montanara, tutte battaglie vinte, ma che ebbero uno scarso valore. Tra l'altro, come vedete, c'è queste frecce blu che mostrano schiere di legionari volontari che vennero dalla Toscana e dall'Emilia per andare ad aiutare l'esercito di Carlo Alberto. Ma, come detto, purtroppo, dopo un inizio incoraggiante, le cose non andarono bene. La prima battaglia negativa fu quella di Vicenza, dove l'esercito sabaudo venne sconfitto. A dare un duro colpo alla guerra ci pensò Pio IX. Infatti non si sapeva ancora il Papa da che parte si fosse schierato, ma alla fine, il 29 di aprile, sciolse la sua riserva. Pio IX si dichiarò neutrale. Perché? Perché aveva paura che il regno di Sardegna potesse battere gli austriaci e poi decidere di scendere verso lo Stato della Chiesa e conquistare anche Roma. Pio IX, con la scusa che gli austriaci erano cattolici e che quindi il Papa non poteva combattere contro una nazione cattolica, decise di dichiararsi neutrale. Le cose si misero male anche al sud. Ferdinando II riprese con forza il potere del Regno delle Due Sicilie e bloccò alcuni contingenti di legionari volontari che erano pronti a partire per il nord, e Radetzky cominciò la sua avanzata in Veneto. In particolare vinse una battaglia a Verona piuttosto importante. Poi tra il 23 e il 25 luglio vi fu la decisiva battaglia di Custoza, che sancì una sonora sconfitta per il regno di Sardegna. Tanto che il 5 di agosto Carlo Alberto abbandona Milano e il 9 di agosto viene firmato un armistizio, una specie di tregua tra il regno di Sardegna e l'esercito austriaco. Si passa così alla seconda fase, quella definita repubblicana. Mazzini stesso dirà: la guerra regia è finita, la guerra del paese incomincia. Quindi i repubblicani avevano grandi speranze per quanto riguarda questa seconda fase, diciamo così, della guerra. Intanto ci furono una serie di moti in varie zone d'Italia. Uno dei più importanti avvenne a Livorno, una ribellione che mise in fuga il Granduca Leopoldo II e si venne a creare un governo democratico nel Granducato di Toscana. La stessa cosa avvenne nel febbraio del 1849 nello Stato della Chiesa. Fu messo in fuga il Papa Pio IX, che ormai si era capito non sarebbe stato utile ai fini dell'indipendenza e, diciamo così, della modernizzazione dello Stato, e venne creata una Repubblica Romana. A capo dell'esercito venne messo Garibaldi e come governo un triumvirato composto da tre uomini politici, tra cui Mazzini, pensate. Quindi, diciamo, cominciano a esserci dei movimenti incoraggianti a giro per l'Italia. Che cosa succede allora? Il 12 marzo del 1849 Carlo Alberto rompe la tregua. Ha capito che è rimasto indietro, vede tutti questi eventi in Toscana, nello Stato della Chiesa, e ha paura di perdere la guida per quanto riguardava l'unificazione d'Italia, e quindi decide di tornare all'attacco contro l'esercito austriaco. Ma questo attacco durerà poco. Infatti, il 23 marzo l'esercito sabaudo venne nuovamente sconfitto a Novara, e questa fu la sconfitta decisiva per quanto riguarda la prima guerra d'indipendenza. Infatti, Carlo Alberto fu costretto ad abdicare perché aveva dimostrato di essere abbastanza incompetente, e così salì al trono il figlio Vittorio Emanuele II, che, come sappiamo, sarà il re fondamentale per quanto riguarda l'unità d'Italia. Gli austriaci ripresero forza e riuscirono a recuperare tutto. Misero a ferro e fuoco le città che si erano ribellate, in particolare Brescia fu famosa per le 10 giornate. Per 10 giorni resistettero gli abitanti di Brescia all'esercito austriaco, poi crollò. Firenze venne ripresa con le armi degli austriaci, anche la Sicilia venne sedata, e poi, per ultime, anche la Repubblica Romana e infine Venezia vennero tutte riconquistate. Quindi il 1848-49 si conclude con una sconfitta sonora per quanto riguarda il movimento unitario d'Italia, ma comunque sarà importante perché servirà per risvegliare le coscienze, come vedremo. Bene, come sempre io vi saluto, e questa volta ci vediamo al bar, così almeno l'Armida è contenta.